Il clima di paura che si respira nella capitale francese all'indomani dei terribili attacchi terroristici non ha impedito ai parigini di scendere in strada per rendere omaggio alle vittime. Tanti fiori, bigliettini e candele lasciati davanti a uno dei luoghi colpiti venerdì sera, il caffè La Belle Équipe. Non ci sono parole, non ci sono parole. Dovevo venire qui, dovevo farlo, spiega un passante. Non avrei mai immaginato che potesse succedere nel mio quartiere, proprio vicino a casa mia, e mi rendo conto solo ora che può accadere ovunque e che non siamo sicuri da nessuna parte. Non mancano però le critiche verso il piano di sicurezza Vigipirat, elevato al livello più alto dopo gli attentati dello scorso 7 gennaio. Dopo Charlie Hebdo pensavamo che il piano Vigipirat ci avrebbe salvati, che ci saremmo sentiti al sicuro continuando a vivere, a credere nel futuro. Oggi abbiamo capito che Vigipirat non funziona. Devono trovare altre soluzioni o dimostrarci che possiamo uscire senza aver paura. Tra poco sarà Natale, i negozi saranno pieni e non sappiamo se possiamo andarci. Nonostante gli inviti a evitare assembramenti nelle piazze, parigini e turisti in silenzio hanno lasciato messaggi e acceso lumini anche a Place de la République, lo stesso luogo dove manifestarono 10 mesi fa, dopo gli attacchi di Charlie Hebdo, ormai diventato simbolo della lotta contro il terrore.